Si è conclusa con successo l'operazione condotta dai carabinieri di Savigliano in collaborazione con i colleghi di Cuneo, che ha consentito di arrestare tre pericolosi rapinatori, rei di aver assaltato venerdì scorso un furgone che si occupava della raccolta e trasporto degli incassi di slot machine, videopoker e macchinette cambiamonete da alcuni esercizi commerciali cunesi. La rapina è avvenuta nei pressi di Villa Falletto. Allora, ovviamente è una brillante operazione condotta dai militari del nucleo operativo della compagnia di Savigliano congiuntamente con i colleghi della compagnia di Cuneo. Di fatto era avvenuto che nel pomeriggio una pattuglia del nucleo radiomobile aveva notato dei soggetti sospetti nella zona di Levaldigi a bordo di una Volvo, e la stessa Volvo era stata segnalata poi da un cittadino parcheggiato, abbandonata nella zona della sanità. Intorno alle 17:30 avviene questa rapina, due persone incappucciate fermano un furgone, armate di pistola, costringono l'autista a salire sul retro del furgone, lo portano in zona isolata e dopodiché si impossessano dell'incasso circa 11.000 euro e lo abbandonano lì nella zona di campagna. I militari operanti, avuto quelle informazioni iniziali di ferita alla Volvo, immediatamente, visto che la rapina è avvenuta nella stessa zona della sanità, vanno a cercare la macchina e non la trovano. A quel punto ci si focalizza sul proprietario della macchina, che ha dei precedenti di polizia, ci si rivolge tutti sull'abitazione dove quest'uomo abita a Cuneo, e l'attività fatta ovviamente con questa rapidità ci porta a fermare il Beccaria unitamente ad altre due persone sotto casa e a portare alla conclusione immediata dell'indagine, perché riusciamo a sequestrare la pistola, il munizionamento, le maschere e tutta la refurtiva. Stiamo facendo ovviamente delle verifiche, valuteremo quelle che sono poi anche nell'ambito dell'attività, quelle che sono le singole responsabilità dei tre e le modalità ovviamente preventive di esecuzione del reato.